Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 12. Vi diamo subito conto di quella che è la situazione Covid nella nostra regione, perché i dati analizzati dalla Fondazione GIMBE ieri hanno restituito un quadro per il Friuli Venezia Giulia preoccupante, perché in tutti gli indicatori, tranne quello dell'occupazione di terapia intensiva, la nostra regione ha dei dati che sono superiori alla media nazionale. Sentiamo il servizio di Monica Nardini. Situazione coronavirus in Italia, si inverte la curva, avvisa la Fondazione GIMBE, che nell'ultimo monitoraggio settimanale, relativo al periodo 8-14 giugno, ha riscontrato un netto rialzo dei contagi da SARS-CoV-2 rispetto ai 7 giorni precedenti, pari al 32,1%, su anche i decessi, più 6,1%. Lieve calo invece dei ricoveri ordinari e in diminuzione anche le terapie intensive. L'aumento dei nuovi casi è stato riscontrato in quasi tutte le regioni italiane, verosimilmente trainato, fa presente la Fondazione, dalla sottovariante Omicron BA5. In Friuli Venezia Giulia, tra l'8 e il 14 giugno, la Fondazione ha rilevato un aumento del 52% dei nuovi contagi, con il peggioramento del numero degli attualmente positivi per 100.000 abitanti, salito a 1.734 rispetto al precedente 1.613. 7% il tasso di occupazione dei letti in area medica, superiore al 6,5% della media nazionale. Sotto la media, invece, i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti positivi, all'1,7%. Nel territorio regionale, le persone con più di 5 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino sono il 6,8%, a cui si aggiunge un altro 6,9% temporaneamente protetto in quanto guarito dal virus da meno di 180 giorni. Il 13% non ha ricevuto la terza dose, a cui si aggiunge un altro 3,3% guarito da meno di 120 giorni e che non può ricevere la terza dose nell'immediato. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è di quasi il 18% per le persone immunocompromesse, rispetto a una media italiana di oltre il 38% e pari a 15,5 per ultraottantenni, ospiti di RSA e fragili nella fascia 60-79 anni. In Friuli Venezia Giulia, rispetto a ieri, riferisce la regione, si contano 940 nuovi contagi. La positività risulta oggi pari al 17,1%. 4 i nuovi decessi, che fanno salire il bilancio d'inizio pandemia a 5.138. A perdere la vita, 2 persone a Udine e 2 a Gorizia. I contagiati ricoverati in terapia intensiva sono 3, mentre i pazienti con sintomi in altri reparti, 88. E alla luce di questi dati e del quadro nazionale, dunque, che vede quasi tutte le regioni con performance in peggioramento, bisogna prendere delle decisioni, soprattutto per quanto riguarda alcune misure che si vorrebbero allentare definitivamente, come per esempio l'isolamento per i positivi al virus. Il consiglio è di riflettere, di prendere decisioni di questo, prima di prendere decisioni di questo genere, perché al momento non ci sono le condizioni per una simile scelta, è quanto ha affermato all'agenzia ANSA il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, in merito alla possibilità annunciata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa di eliminare l'isolamento domiciliare per i positivi al virus SARS-CoV-2. Consiglio molta prudenza, soprattutto per solidarietà nei confronti dei più fragili che potrebbero essere infettati, ha sottolineato Anelli. Adesso cambiamo argomento, torniamo sulla tragedia di Codroipo, il femminicidio. Paolo Castellani è in carcere a Belluno. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. L'uomo ha confessato di aver assassinato la moglie con decine di coltellate. Noi abbiamo intervistato la criminologa Angelica Giancola e abbiamo provato a capire insieme a lei quali potevano essere eventualmente i segnali da cogliere per comprendere che Paolo Castellani era in una condizione psicologica tale da poter portare a quello che poi ha fatto, e cioè ad uccidere la moglie Elisabetta Molaro. Sentiamo Angelica Giancola. Mi sono fatta l'idea che è il milionesimo femminicidio, perché poi alla fine devo dire che anche in regione negli ultimi anni ne abbiamo assistiti, no? di questi femminicidi. Basti pensare dal 2012 a Lisa per arrivare a oggi a Elisabetta. E, persone diverse, però i motivi sono sempre quelli. Siamo in questo caso in procinto di separazione.
Spesso capita quando non sei in presenza di un amore vero, ma di un amore malato, dove tu non ami la persona, ma la persona la percepisci come un oggetto di tua proprietà, e nel momento in cui questa proprietà ti sta sfuggendo, non lo accetti per tutta una serie di motivi, e che cosa fai? O sei mia o non sei di nessuno. Quindi a quel punto ti uccido. Mi colpisce molto l'efferatezza di questo omicidio, perché nessuno ha sentito urlare questa persona. Di coltellate ne sono state inferte diverse, quindi suppongo che ha cercato di tapparle la bocca in qualche modo. Ricordo che c'erano le bambine accanto e ricordo anche, ed è una battaglia che io sto portando avanti e che non ho nessuna intenzione di mollare, di voler ricordare quelle che sono le vere vittime, che poi sono gli orfani, no? Perché i bambini che restano sono orfani di mamma, ma rimangono orfani anche di un papà. Io sono partita a gennaio con uno sportello che è situato presso il Citafiera, nella nuova sede dell'Andus, no? Dove gestiamo proprio le donne vittime di violenza. E sempre di più mi stanno arrivando anche ragazze molto giovani, quindi non ancora sposate, non c'è ancora un nucleo familiare, molto spaventate. Il messaggio che però vorrei lanciare all'uomo che si trova a dover affrontare queste situazioni, no? Di una moglie, in genere sono più le donne che chiedono la separazione rispetto agli uomini. E comunque la vivi male, no? Cioè, provi tu, uomo, delle sensazioni che a te stesso non sembrano, cioè ti sembra difficile, non riesci ad affrontarle da solo, ma fatevi aiutare. La A4 in questo periodo, ma non solo in questo periodo, purtroppo è spesso teatro di tamponamenti, incidenti e purtroppo a volte gravi con conducenti che perdono la vita. È successo l'altro ieri l'autista coinvolto, il 34enne di Villotta di Chions, che è rimasto coinvolto con il suo mezzo nel tamponamento di l'altro ieri. È morto all'ospedale di Mestre, il servizio di Giulia Soligo. Non ce l'ha fatta Stefano Crosara, 34enne di Chions, l'autotrasportatore coinvolto ieri pomeriggio in un grave incidente sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste. L'autista era fermo in coda dietro un auto articolato quando un secondo mezzo gli è piombato addosso, schiacciandolo contro il primo che gli stava davanti. Complesse le operazioni di soccorso che vedevano l'uomo incastrato tra le lamiere. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. L'uomo è morto nella notte all'ospedale di Mestre. Stefano Crosara, diventato papà di una bambina di appena 3 mesi, viveva a Villotta di Chions e da 2 anni lavorava per la ditta Menardi di Sesto al Reghena. Adesso l'allarme traffico da Bolino Rosso atteso tra oggi e domani e anche dopodomani per il rientro, ma è iniziato già ieri il traffico sulla A23 e sulla A4, traffico dovuto all'effetto Corpus Domini, una festa molto sentita in Germania e in Austria che sta portando e porterà nelle prossime ore a transitare, pensate un po', sulla rete autostradale in questione, a 23 a 4, circa 320.000 veicoli. Si raccomanda naturalmente prudenza e di informarsi sulle condizioni del traffico attraverso le app fornite da infoviaggiando.it, da Autovie Venete, per evitare di mettersi in autostrada quando ci sono condizioni di traffico proibitivo e dunque si corre il rischio di rimanere imbottigliati per ore. Adesso parliamo invece del suicidio assistito di Federico, conosciuto fino a ieri alle 11.05 con il nome di Mario, che era stato utilizzato per proteggere la sua identità, un tetraplegico di Senigallia, un paese in provincia, una cittadina in provincia di Ancona, che ieri ha attivato il meccanismo e si è iniettato una sostanza che poi l'ha portato alla morte alle 11.05. Andiamo ad ascoltare le parole di Marco Cappato, che da sempre si è battuto e si batte per il suicidio assistito. Federico è stato il primo italiano ad ottenere il via libera dal
dallo Stato, in forza di una legge dello Stato, per potersi avviare al suicidio assistito. Sentiamo Marco Cappato. Ci siamo sostituiti allo Stato perché sarebbe stato un compito della Regione Marche, del governo, magari anche del Parlamento, evitare che per 2 anni Federico fosse sottoposto contro la sua volontà a una sofferenza insopportabile. Ci siamo sostituiti allo Stato e continueremo a farlo per tutte le persone che ce lo chiederanno. E la legge in discussione in Parlamento oggi diventa, grazie a Federico, superflua se non si eliminano le discriminazioni nei confronti di alcuni malati. Tutto questo è stato possibile grazie a una raccolta fondi che avete lanciato, la parte finale chiaramente, quindi poi questo macchinario voi dite servirà anche ad altre persone. Federico ha lasciato a noi il macchinario acquistato e quindi se altre persone nelle sue condizioni e avendone diritto ci chiederanno di essere aiutati a morire nella latitanza delle istituzioni, se questa latitanza proseguirà, noi li aiuteremo e quel macchinario potrà continuare a servire. Cosa chiede al Parlamento e al Governo? A questo punto al Parlamento e al Governo non abbiamo più nulla da chiedere. Il rispetto della legge e delle regole dovrebbe essere loro responsabilità. Credo che al di là di qualsiasi nostra richiesta sarebbe nell'interesse del governo, del Parlamento, delle regioni assumersi la responsabilità di decidere perché ne va della loro credibilità, non della nostra. Un giorno storico? Nelle parole di Federico, questo è stato un giorno storico e credo che abbia avuto ragione. Cambiamo argomento, veniamo adesso in Friuli Venezia Giulia, dove ieri è stato lanciato, presentato il lancio di un progetto sviluppo di distretti commerciali nella nostra regione. È avviato un dialogo tra le istituzioni, nella fattispecie l'assessorato alle attività produttive, l'assessore Sergio Bini, con il settore del commercio per i distretti commerciali. Sentiamo le dichiarazioni di Sergio Emidio Bini, rilasciate ieri, peraltro durante la cerimonia di consegna di attestati ad attività storiche della nostra regione. Oggi è un appuntamento molto importante, molto partecipato, ci sono diversi sindaci, diversi assessori comunali, rappresentanti di associazioni di categorie, dell'associazionismo. Insomma, si parte con una sfida, una nuova sfida che abbiamo intrapreso circa un anno fa. Il nostro obiettivo era quello di creare nel Friuli Venezia Giulia dei distretti del commercio. Beh, vi dico questo, in questa fase zero, perché siamo ancora proprio a start-up, hanno risposto 122 comuni su 215, se non erro. Siamo riusciti a far creare diversi distretti in grado di rappresentare territori assolutamente importanti del Friuli Venezia Giulia. Come dicevo, alla fase zero. Di conseguenza, oggi se ci sarà questo importante incontro concertativo tra le parti, durante il quale, ecco, questo è il metodo, lo chiamo Bini, voglio raccogliere degli spunti che ci possano permettere di redigere un regolamento attuativo il più azzeccato possibile, insomma, quindi coinvolgimento di tutti gli operatori, tutti gli stakeholders, al fine di sbagliare il meno possibile. Ricordiamo che sono oltre 350 milioni qui Sì. soldi stanziati, non so, a favore di commercio e attività produttive. Ma sì, insomma, noi in questi anni non abbiamo promesso, abbiamo fatto. 350 milioni sono 353 per l'esattezza, sono cifre molto molto importanti. Abbiamo un assestamento alle porte che sarà altrettanto ricco, quindi leggi importanti, e parlo dello sviluppo impresa, regolamenti attuativi, come dire, sviluppati in tempi rapidissimi e risorse significative che non si vedevano da diversi anni in Friuli Venezia Giulia. E sempre in ambito regionale, un'altra iniziativa. Ieri ha visto la presentazione di un progetto che è stato curato da studenti di giurisprudenza che nel loro percorso di studi hanno effettuato delle ricerche e monitorato il meccanismo di monitoraggio, scusate il gioco di parole, della presenza mafiosa in Friuli
Venezia Giulia. Ne ha parlato ai nostri microfoni il Presidente del Consiglio regionale Zanin. Un progetto che prevede un approfondimento da parte di giovani laureati in giurisprudenza proprio nel settore delle attività di contrasto all'attività criminale di origine mafiosa. In questo caso due studentesse laureate in giurisprudenza hanno svolto un percorso di formazione e di tutoraggio con l'osservatorio proprio per finalizzare l'approfondimento relativo a quelle che sono le tecniche di contrasto alla criminalità attraverso il sequestro dei beni confiscati in una regione nella quale sicuramente vede un'infiltrazione non a livello di altre regioni ma comunque presente, perché sono 64 i beni che sono stati confiscati in azioni criminali che non sono più la vecchia mafia ma sono in qualche modo azioni finalizzate allo sviluppo economico, al riutilizzo dei proventi da attività criminali anche in attività normali e quindi con un riciclaggio insomma, dei denari. E questo fa sì che oltre a una concorrenza sleale nei confronti di altri imprenditori si crea anche un flusso di denaro non controllati che poi vanno a essere destinati all'acquisto di patrimoni che appunto poi l'attività giudiziaria, le forze dell'ordine e il tessuto sociale e civile della nostra regione deve contrastare e vince nel momento in cui questi beni poi sono in qualche modo redestinati all'utilizzo sociale. Quindi insomma è un bel modello di unione tra società civile e istituzioni per limitare il più possibile quella distanza che stiamo registrando che esiste tra istituzioni e popolo. Parliamo adesso di eventi culturali, prosegue l'iniziativa degli incontri degli autori con il vino in corso a Lignano. Ieri è stata la volta di Rotta su Venezia di Gianni Pasin, protagonista all'evento di ieri sera. Sentiamo un'intervista con l'autore. È diciamo così che è un viaggio dentro il territorio veneto, visto da un'altra dimensione, visto dalla dimensione dell'acqua e dalla dimensione della bicicletta, perché l'ho abbinato sia si può fare in barca, quindi vedendo un paesaggio completamente nuovo, inedito e diverso, perché si vive la laguna, il fiume o i canali di bonifica dall'interno, sia dalla bicicletta, quindi costeggiando tutti questi canali. L'ideale sarebbe, noleggiando un houseboat, farlo in barca, avere delle biciclette a bordo e abbinare bicicletta e allora si entra veramente nel territorio, perché si può abbandonare l'acqua e addentrarsi nella campagna veneta. Ecco, quindi un modo diverso di conoscere quello che c'è alle spalle delle grandi spiagge. Le persone semplici che si incontrano quando si va per la laguna, io amo definirli i guardiani della natura e sono gli ortolani che continuano la tradizione della coltivazione sulle isole e nelle serre come facevano anticamente ai tempi della Serenissima, ma ci sono soprattutto le compagnie remiere e non sono solo veneziane ma si trovano a Chioggia, a Treviso, anche a Lignano ce ne sono sicuramente a Grado, che portano avanti una tradizione millenaria che è la voga alla veneta, una voga che si fa solo in laguna, perché nella laguna ci sono le secche, bisogna guardare avanti, se si rema all'inglese si va in secca. Ecco, quindi questi portano e conservano le tradizioni creando un indotto dell'artigianato e portano avanti le tradizioni e continuano a creare motivazione di visita, di scoperta dell'ambiente. E facciamo il punto su quali saranno i prossimi appuntamenti previsti, gli incontri con Ilaria Capua, Romano Prodi e tanti altri protagonisti al Palapinita di Lignano, il programma illustrato dal curatore Alberto Garlini. Proseguiremo la prossima settimana con Gianmario Villalta, Parlare al buio di Sam Editore. Poi andremo con Paolo Crepet, Lezioni di sogni di Mondadori, Gianrico Carofiglio, un graditissimo ritorno con Rancore per Inaudi, Antonella Viola ci parlerà questa volta non del Covid, dei vaccini, di queste cose qua, ma del sesso e di come si può essere visto dal punto di vista evoluzionistico. Poi una grande scrittrice friulana, Ilaria Tuti, con il suo ultimo libro che è uscito proprio credo in questi giorni, Come vento cucito alla terra, Tullia Voledo,
come navi nella notte, avremo Ilaria Capua che invece in questo caso ci parlerà appunto della pandemia, la pandemia vista da una stella, Toni Capuozzo, grande giornalista inviato di guerra col suo libro Balcania, Enrico Gagliano, la società segreta dei salvaparole, Chiara Mio, l'azienda sostenibile, poi chiuderemo in bellezza, come si dice, con Federico Rampini, libro dedicato all'America, tutto quello che non sapevamo e dovremmo sapere, e poi con Romano Prodi che ci parlerà dell'Europa e penso insomma che possa parlare con una certa profondità e con una certa conoscenza della materia, visto che è stato appunto Presidente della Commissione Europea per tanti anni. Andiamo adesso a Pordenone, dove sta registrando numeri da record il Pedibus. Sentiamo. 23.606 km percorsi dai bambini di Pordenone, 115 accompagnatori volontari e un risparmio di emissione di CO2 pari a 4.721 kg. Il Pedibus si conferma una volta di più un bello aiuto green all'ambiente nella lotta ai cambiamenti climatici. L'amministrazione comunale ha divulgato i numeri che fanno del Pedibus un progetto riuscito sotto tutti i punti di vista, cresciuto enormemente in pochi anni grazie al contributo quotidiano dell'associazione Piccoli Passi, che collabora a stretto contatto con gli insegnanti, la dirigenza scolastica, i genitori e i volontari. Ad oggi sono 9 le scuole primarie coinvolte nel progetto, 13 le linee Pedibus e ben 480 i bambini che percorrono ogni giorno le strade del Pedibus, messe costantemente in sicurezza dall'amministrazione comunale. Il vice sindaco Emanuele Loperfido ha affermato tutta l'intenzione dell'amministrazione di andare avanti con questo progetto e contemporaneamente porre più attenzione al ciclobus per i ragazzi delle scuole medie, che attualmente conta una sola linea. Loperfido ha anche reso nota una bella iniziativa messa in campo quest'anno dalle associazioni sportive di rugby, hockey su pista, pattinaggio artistico e judo, che hanno donato ore gratuite di allenamento presso le loro strutture a quei bambini che hanno percorso più chilometri. Ed ancora a Pordenone parte oggi il progetto Curiosi FVG2, 15 donne europee in arrivo a Pordenone per conoscere e promuovere il territorio friulano. Giulia Sorigon. Prende il via il 17 giugno l'edizione speciale dello storico format Curiosi del Territorio, ideato e promosso dall'Istituto Regionale di Studi Europei. 15 giovani donne tra i 20 e i 32 anni, provenienti da 7 nazioni europee, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo e Slovenia, arriveranno a Pordenone fino al 28 giugno, con base alla Casa dello Studente Zanussi, sede dell'Istituto, saranno protagoniste di un ricco programma di visite guidate nella regione per scoprire città e borghi di interesse storico e artistico, enogastronomia, artigianato creativo e tradizioni locali. Parteciperanno a festival, happy hour e concerti da Piano City a Sexto Unplugged, tenendo sempre un occhio puntato sul turismo sostenibile. Non solo curiose, le 15 partecipanti all'iniziativa avranno anche il ruolo di digital creator e storyteller, dal momento che racconteranno la propria FVG International Experience attraverso i social media e blog, promuovendo le bellezze del Friuli Venezia Giulia nei loro paesi di origine usando l'hashtag Curiosi FVG 2022. Un'esperienza unica, un passaparola giovane con un grande valore interculturale, quello di condividere quotidianamente opinioni, impressioni ed emozioni. L'Udinese si prepara al via della nuova stagione, mancano ormai un paio di settimane all'inizio della preparazione. Il raduno si svolgerà in sede e alcuni giorni di allenamento prima della partenza per il ritiro a Lienz in Austria dall'11 al 30 di luglio. Ieri abbiamo intervistato in sede Felipe, nostro opinionista, lo ha fatto Alessandro Surza per fare il punto sull'Udinese. Sentiamo. Eccoci qui con Felipe nella pancia della Dacia Arena qui in sala stampa. Feli, abbiamo fatto, no, una stagione anche insieme alla Tonight, tu come opinionista hai spesso espresso i tuoi pareri. Ti chiedo, adesso che siamo con il campionato fermo, bocce ferme, che cosa è mancato un po' all'Udinese per riuscire ad arrivare all'obiettivo decimo posto, insomma, che era la speranza della società? Oddio, quello che ci siamo sempre detti, no? All'inizio il potenziale, insomma, della squadra era alto e si vedeva proprio tecnicamente, anche come nome, come immagini, e si vedeva una squadra un po' contratta, cioè che non andava al 100%. Con la seconda parte si è visto anche quel miglioramento, è chiaro, sempre
difficile dire, nel senso, cioè nel senno di poi si poteva fare di più, però sai, nell'arco di una stagione capitano infortuni, problematiche interne, partite difficili l'una dietro l'altra dove non trovi il risultato, quindi si perde un po' di fiducia. Secondo me adesso, dopo quest'anno qua, la squadra è maturata e i giovani che hanno già un bagaglio in più per il prossimo anno, però devono già partire come hanno finito, che hanno finito con entusiasmo, con voglia, il fatto di fare le partite proprio all'attacco, in pressione, quello si è visto proprio bene ed è una cosa che l'Udinese deve partire da quello. E con Sottil, per quello che conosco come allenatore, è uno che veramente ti dà quella carica in più, quindi secondo me sarà sicuramente l'allenatore giusto per l'Udinese. E a proposito degli allenatori, ce ne sono alcuni adesso impegnati con i ragazzini che stanno partecipando con grande entusiasmo, numerosi, al City Camp 2022, successo strepitoso per il City Camp dell'Udinese, 3 settimane già sold out. Alessandro Surza ha intervistato uno dei tecnici che quotidianamente formano i ragazzi in una settimana che è fatta di tanto calcio, tanto divertimento e stare insieme ai coetanei. Ma sentiamo dal punto di vista tecnico quali sono i punti che gli allenatori toccano con i ragazzi. Come stanno andando questi camp e su che cosa anche state insegnando a lavorare questi ragazzi? Allora, i camp stanno andando bene. E siamo ormai arrivati alla quarta giornata, si stanno divertendo. E attualmente stiamo lavorando sul controllo, quindi della palla. Abbiamo iniziato stamattina con attività tecniche basate tutte quante sulla ricezione del passaggio e adesso lavoreranno con il prof di motoria. Dopo la pausa faremo tutti i giochi di posizione e qualche piccolo lavoro gruppale. Ecco, anche comunque da bambini, perché nel senso tu ovviamente mi parlavi di under 15, ma qua ci sono anche ragazzini che sono anche più piccolini. Quanto è importante comunque curare anche fin da subito, fin da giovani, l'aspetto della preparazione che magari anni fa veniva forse un po' sottovalutato e si iniziava a fare quando diventavi più grandicello? Assolutamente fondamentale. Partire già dall'attività, diciamo, dei più piccolini permette di creare una base solida per poi quando arriveranno nelle categorie nazionali, quindi sarà tutto più semplice, avranno già un bagaglio abbastanza buono su cui poter poi mettere ulteriori mattoncini per la crescita futura. Prima di lasciarci i programmi principali di oggi, oggi è venerdì e parte l'avventura di Music Social Machine in versione estiva, Summer Edition a cura del POMA, che ci porterà alla scoperta anche degli artisti che saranno protagonisti dell'estate dei concerti in Friuli Venezia Giulia questa sera alle 21. Alle 21.30 il documentario Mal d'Africa, avventura in terra d'Africa in questo venerdì di giugno, ma in particolare, principalmente dunque in prima serata, il POMA con il suo Music Social Machine. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle condizioni del tempo, il meteo, le previsioni curate da 3B Meteo. Arrivederci. Bentrovati amici di Udinese TV a un aggiornamento con le previsioni di 3B Meteo. Situazione per la giornata di venerdì sul Friuli Venezia Giulia, ampia apertura del cielo, una giornata anticiclonica di sole e di caldo, qualche isolato temporale di calore durante il pomeriggio sulle Alpi Carniche Giulie. Nel dettaglio Pordenone e Udine possiamo osservare ampie aperture del cielo, bel tempo con valori fino a 32-33 gradi durante il pomeriggio in pianura, minime elevate. Per quanto riguarda Gorizia e Trieste, anche qui una giornata di piena estate, di bel tempo con massime fino a 33 gradi a Gorizia, il Golfo di Trieste valori estivi attorno ai 30 gradi, minime però elevate in città durante le ore notturne. Tutti i dettagli precisi e gli ulteriori approfondimenti per il weekend scaricando l'app di 3B Meteo.